Siamo qui oggi per un riconoscimento di un attestato di eccellenza, una persona molto speciale, a un innovatore. Ma direi che forse la cosa più speciale è che l'università sia qui, all'interno dell'Assemblea Nazionale di Cosmetica Italia. Questo perché abbiamo voluto conferire questo premio proprio qui per dimostrare che l'industria e l'università nel settore cosmetico collaborano efficientemente ed efficacemente da molti anni. A Ferrara abbiamo fondato la prima scuola di specializzazione post laurea in scienze e tecnologie cosmetiche già 40 anni fa, seconda in Europa dopo Versailles, a testimoniare ancor di più che è la formazione la vera leva dello sviluppo in ambito cosmetico. In particolare mi piace sottolineare che siamo qui a premiare un innovatore, non un inventore. La differenza è sostanziale. Noi universitari siamo abituati a domandarci il perché delle cose. Innovatori sono quelli che invece si chiedono perché no.